Guadagnare 300 ore al giorno col trading intraday non è un clickbait. In realtà questo video te lo sto presentando perché ho visto alcuni tutorial su un altro canale YouTube di questa persona che sostiene che lui riesce anche a guadagnare 800 euro al giorno con l'intraday perché investe, vabbè, determinate somme e spiega il suo metodo. E per cui ho provato, visto che sono un poveraccio, un mentecatto, siccome ho pochissimi soldi sul conto, ho detto: ma vale la pena rischiare un po' dei miei soldi e vedere se questo metodo funziona? Perché, per come hai spiegato, comunque ci sono delle ragionevoli, dei ragionevoli modi in cui lui opera, diciamo. Per cui ha una certa analisi che adesso andremo a vedere al computer e per i quali lui appunto si avvantaggia nel trading online e per il quale riesce appunto a utilizzare una cosa che lui chiama The Catalyst, il catalista, il canale di una persona irlandese che adesso vive, se non sbaglio, a Malta. E poi vi lascio comunque il nome della persona alla fine di questo video perché sono in ritardo, lo devo dire alla fine. Allora, per cui questa persona, in base alle sue analisi, che avvengono sempre in premercato, circa una mezz'oretta prima dell'apertura del mercato, fa i suoi investimenti. Solitamente fa un investimento al giorno, lo fa sul mercato americano perché quello, sul mercato americano perché è quello più liquido, quello in cui ci sono maggiori transazioni, per cui è più semplice anche comprare e vendere a un qualsiasi prezzo, e lo fa solitamente con le blue chip company, comunque con quelle company che hanno una, con quelle aziende che hanno una capitalizzazione molto elevata. Allora, adesso andiamo al computer e vi faccio vedere come ho effettuato la scelta di oggi, seguendo, diciamo, i suoi insegnamenti. E poi andiamo a fare un investimento insieme. Logicamente, durante l'investimento, che in linea di massima, secondo la teoria di questa persona, non dovrebbero durare più di 10 minuti, velocizzerò un attimo il video, se no sai che palle, 10 minuti a vedere, se sentire a me che dico sì, no, sì, perdo, guadagno. Per cui adesso vi spiego, andiamo al computer, vi spiego come faccio e poi investiamo insieme. Una cosa che devo comunque dirvi è che io non sono un investitore professionista, sto semplicemente provando questa tecnica proposta da questo YouTuber, per cui non fatela a meno che non vi siate documentati in maniera abbondante e avete scelto per vostra semplice scelta autonoma e non perché avete ascoltato un broccoletto come me. Un'altra cosa che volevo dirvi: siccome alcune transazioni possono essere molto veloci, alcune volte anche 1 o 2 minuti, evitate di usare dei broker che proibiscono lo scalping, cioè che sono tutte quelle transazioni fatte in maniera molto veloce. Io uso Plus500 per questa transazione e loro proibiscono transazioni che vanno al di sotto di 2 minuti col rischio di farvi bloccare l'account. Bene, andiamo al computer. Allora, eccoci qua, finalmente. Questo è quello che guardo io, secondo le indicazioni di questo YouTuber, per decidere in cosa investire quest'oggi. Questi sono gli earnings calendar sul Nasdaq, per cui in questa pagina ogni giorno vengono riportati praticamente tutti quelli che sono i trimestrali delle varie aziende, nel quale vengono riportati appunto il loro fiscal quarter ending, tutto quello che è il loro trimestrale in termini di guadagni e di fatturato. Io solitamente cerco di ordinare le aziende per market cap e poi cerco di guardarle di volta in volta. Allora, io in realtà quest'oggi non le avevo fatte tutte per market cap, ma le avevo ordinate così per come venivano presentate, e avevo scelto Coca-Cola Company e poi American Express. Allora, cosa faccio? Di solito apro Coca-Cola e American Express in due, scusate, in due altre finestre. Per cui cosa vado a leggere? Coca-Cola si aspetta, questo, allora il report è già uscito, per cui ho già scelto, però vi faccio vedere come ho fatto l'analisi prima. Coca-Cola si aspetta che il report di quest'oggi, che verrà presentato prima dell'apertura dei mercati, dovrebbe avere un quarter, un trimestrale migliore delle aspettative, migliore dell'anno precedente. La stessa cosa è avvenuta per American Express, per cui anche qui il trimestrale si aspetta quest'oggi, prima dell'apertura dei mercati, e si aspetta un incremento. Dopo che faccio questo, cosa faccio? Vado su Finance.
in Yahoo e digito appunto il codice del diciamo della, del mio de, di quelle delle due aziende che voglio, nelle quali voglio investire. In questo caso American Express, di American Express Company, e guardo il pre-market. Ecco adesso per esempio in American Express siamo nel pre-market e vedo che c'è un 1 più 6% rispetto alla chiusura di ieri, per cui nel pre-market c'è gente che sta acquistando 1.6%. La stessa cosa faccio per Coca-Cola e qui invece è 1.91%. Allora, solitamente guardo il pre-market fino agli ultimi minuti, però quest'oggi ho deciso di andare a decidere prima, proprio per fare questo video, di investire su Coca-Cola, perché come vedete, se vado su CNBC, il report trimestrale è già uscito e le beverage giant quarterly earnings were in line with expectation, vuol dire che sono in linea con le aspettative e durante il pre-market sta guadagnando già il 2,5%. Per American Express si dice che appunto il terzo trimestre è stato un record e per cui è in miglioramento rispetto al trimestre precedente. E io devo decidere se investire in Coca-Cola o in American Express riguardo relativamente appunto a questi risultati. Allora, qui siccome Coca-Cola sono a 1.91, American Express .42. Allora, visto che la mia disponibilità è molto bassa, in questo caso investirò in Coca-Cola, perché come dicevo sono un poveraccio, per cui apriamo la Coca-Cola su +500, che come vi dicevo poi andrò a recensire. Vado nella mia posizione di acquisto. Allora, io come ho detto 193 euro, sono un poveraccio e non ce la faccio, devo fare per forza 15 perché non mi fa fare. No. Allora, seleziono le mie 15 azioni. Allora, il tasso di corrente di ieri era 53,85, per cui per fare un profitto, io per evitare di perdermi un eventuale profitto che potrebbe magari essere relativo a un picco, metto 80 euro, che non ci arriverà mai oggi ovviamente, e poi metto anche il mio stop loss. In questo caso, siccome voglio fare almeno di una cosa di 1 a 3, volevo magari non perdere più di una decina di euro nel caso in cui la mia operazione vada in perdita. Vediamo cosa posso fare. Diciamo 53,5, e acquisterò il tasso solo quando è qualcosina in più, perché vorrei evitare che il picco mi eroda l'apertura. Bene, il mercato è chiuso, ho deciso il mio stop loss, ho deciso a che prezzo voglio acquistare, ho deciso che profitto fittizio, in maniera tale, questo lo faccio perché in questo modo posso decidere io quando chiudere l'operazione, nel caso in cui stia guadagnando, o quando io la voglia chiudere nel caso in cui stia perdendo. Per cui premo il tasto acquista, mi è andato in ordine come vedi, e per cui nel momento in cui si apriranno i mercati, che fra circa mezz'ora, nelle posizioni aperte dovrebbe aprirsi questa di Coca-Cola Company. Bene, adesso vado a farmi un bel tè, ritorno fra una mezz'oretta e vediamo come va il nostro trading. Allora, eccomi ritornato, adesso cominciamo subito a vedere come va il trading della Coca-Cola secondo questo nuovo metodo che ho scoperto online, e speriamo di fare qualche soldino in più, per cui speriamo di divertirci un po'. Andiamo subito al computer e vediamo come sta andando il pre-market. Mancano poco meno di un minuto all'inizio delle transazioni per quanto riguarda il mercato americano. Ci vediamo al computer. Allora, come vedete sono su Yahoo Finance e per quanto riguarda facciamo un update. Allora, il titolo in pre-market è sempre in crescita. Ho aperto anche per sicurezza Google Finance, e anche qui come vedete il pre-market è sempre in,
in salita, diciamo, c'è un più 1,41%. Per cui le prospettive che il titolo salga ci sono. Vediamo anche se secondo questa strategia sviluppata da questo YouTuber la cosa funziona. Come vedete, la transazione sarà aperta ancora sotto forma di ordine e ho modificato qualche cosina, ho abbassato un altro po' di più lo stop loss per evitare che magari oscillando il titolo mi si possa chiudere la transazione. E per cui adesso sono in 29, clicco su posizioni aperte perché nel momento in cui si aprirà la transazione passerà subito in posizioni aperte e la mia speranza è appunto che la transazione si apra e vada subito a buon fine. Sono in 29 per cui mancheranno pochi secondi all'apertura dei mercati americani. Ecco, la posizione si è aperta e parte subito, diciamo, con una candela pseudo negativa. Siamo a meno 1 euro con meno 0,15%. Però, secondo la strategia di questa persona, quello che dovrà accadere è che all'inizio ci dovrebbe essere una leggera perdita, perché chi ha avuto ieri delle buone transazioni tenderà a vendere quest'oggi, sapendo che il titolo poi potrà salire dopo, per cui questa è una cosa che non ho mai capito. La cosa importante invece è di non farsi spaventare psicologicamente dalla transazione che all'inizio appunto sarà in perdita. E come vedete, sicuramente qua sono già stati aperti i mercati, qui è già aggiornato e vediamo, oh, ho aggiornato come procede. E meno 2 euro si possono sopportare, non si muore. E continuo a fare F5 perché voglio vedere effettivamente come Plus 500 ha sempre un po' di ritardo. Infatti spostiamo un po' la candela. Ecco, la candela è già andata in positivo. Tra l'altro, come vi dicevo prima, nel momento in cui si aprono i mercati, non bisogna chiudere la transazione con Plus 500 entro i 2 minuti, altrimenti Plus 500 vi vede come dello scalping, che è proibito proprio dalle regole della piattaforma, per cui non è proprio l'ideale fare così, altrimenti vi chiudono l'account. Adesso sembra che stia andando in profitto, più 0,02, ma se guardo qui, effettivamente dovrebbe salire un bel po' di più. Plus 500 è un po' più lento. Vediamo subito come va. Vedete che sta scendendo come Dio non dovrebbe comandare. Però noi stiamo resilienti. Siamo fiduciosi che questa tipologia di investimento possa funzionare e che mi possa portare un profitto quest'oggi. Adesso provo a stare un po' zitto e poi magari manderò in fast forward il video, perché altrimenti vi annoiate a sentirmi parlare per più di 10 minuti. Come vedete, la posizione è ancora aperta, sono passati più dei canonici 10 minuti, 15 minuti che questa persona diceva e al momento la mia posizione è ancora in perdita di 4 euro circa. Per cui al momento sembra che quello che questo YouTuber dice in realtà vero tanto non è. Comunque, io ho ancora un po' di pazienza, voglio aspettare almeno fino alla mezz'ora, per cui sono le 14:49 e la chiuderò magari la posizione intorno alle 3. Per vedere se effettivamente magari questa posizione va tenuta un po' più a lungo e comunque vorrei evitare di perdere soldi miei, anche se sono pochi. E per cui ritorniamo al PC, vediamo come va. Bene, la mezz'oretta è passata e guardiamo adesso il dato e vedo che sto perdendo 4,85 euro, per cui oggi non ho fatto 300 euro di profitto. Non li avrei fatti comunque perché ovviamente per fare 300 euro di profitto ci vorrebbero almeno 5-6 mila euro investiti. Però per quello che si evince dai video che questa persona pubblica dovrebbe essere semplicissimo fare soldi seguendo questa tecnica. Io l'avevo già provata in passato e devo dire che in realtà nell'80% dei casi, 70% dei casi aveva funzionato. Non nel 90-95 sicuramente. Però potrebbe essere una questione di fortuna.
O potrebbe essere semplicemente che io non lo so fare bene, però seguendo le indicazioni di questa persona, almeno avrei dovuto azzeccarci sul fatto che questo trend dovrebbe essere stato un trend al rialzo, per cui avrei dovuto fare qualche soldino comprando. Invece qua sembra che stia sempre scendendo di più e che io stia perdendo sempre più soldi, sono a 5,70 euro. Non è tanti soldi perché 5 euro. Soprattutto qui in Irlanda sono un caffè e un cornetto, un croissant, per dirvi. Però era giusto per mettere alla prova questa tecnica. Per cui, mentre questo trading continua ad andare sperando di recuperare qualcosina, perché almeno se riesco a perdere 2-3 euro magari riesco a chiudere la transazione, sicuramente non è una cosa che applicherò in futuro. Quello che applicherò in futuro è quello che sto facendo anche in questo momento. È l'acquisto di ETF a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda una diversificazione fra a dividendi che ETF che emettono dividendi, che poi io posso decidere di investire oppure di tenere, e poi quelli ad accumulazione. Per cui voglio diversificare per il momento il mio portafoglio in questo modo, nel lungo periodo, come ho detto in precedenza, voglio almeno fare questa tipologia di investimento per i prossimi 13-14 anni, quando arriverò ai 55 anni di età, che non è adesso, è fra un po'. E spero che questo video sia stato di vostro interesse. L'ho fatto semplicemente per mettere un monito a come molte volte noi, tu, io ci facciamo trasportare dal diamante che vediamo in lontananza, quando in realtà molto probabilmente non è un diamante, è semplicemente un pezzo di vetro che qualcuno ci mette davanti per metterci la voglia di comprare i loro prodotti, di seguirli su YouTube o di fare altre cose così. Per cui la prima regola è di investire in maniera oculata, la seconda regola è di non seguire tutti i guru che si presentano con i guadagni facili e la terza regola di non ascoltare me come nessun altro, ma di studiare il più possibile, fare delle prove, magari come ho fatto io in questo caso con pochi soldi, cercando di perdere il meno possibile e di imparare il più possibile insieme ad altre persone che sono veramente esperte, possibilmente indipendenti e che non hanno nessun conflitto di interesse. Bene, per oggi ti lascio, spero di vederti al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, pollice in su, se non ti è piaciuto, lasciami un commento e fammi capire perché. E mi raccomando, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!